Ho appena firmato l'ordinanza di chiusura della strada di Guarna, fin quando non verranno terminati i lavori. Questa strada ormai è trafficatissima, come state vedendo, è piena di auto ed è la strada di collegamento principale alla comunità di San Pietro a Maida. Soprattutto questo ponte, oltre ad essere pericoloso, spesso è stato colpito da alluvioni. Noi abbiamo ottenuto un finanziamento importante di 980.000 euro per la messa in sicurezza dell'area a rischio frana e a rischio idraulico. Oggi sostanzialmente non può essere percorribile se non attraverso in maniera alternata tra le due macchine che non riescono a passare contemporaneamente. Soprattutto ci sono tanti limiti alla visibilità da una curva all'altra. Questo nuovo progetto consentirà di poter transitare contemporaneamente le due auto perché la strada verrà allargata da una curva all'altra. Anche il ponte sarà più largo e quindi più sicuro. Non aveva senso sospendere la circolazione e chiudere la strada senza prima essere certi che avremmo sistemato anche il tratto finale, quello che è di competenza del Comune di Maida. Per questo con il Comune di Maida abbiamo trovato un accordo affinché questo tratto finale fosse messo in sicurezza, quindi verranno ripristinati i crolli che ci sono stati e verranno messe delle barriere protettive per assicurare una circolazione, una viabilità più sicura per tutti quanti noi.